Un flusso di aria fredda diretto sul Mediterraneo occidentale sta formando un minimo che si va posizionando nei pressi della Sardegna. Sul suo fianco orientale sta per mettersi in marcia una corrente di aria molto calda proveniente dal Nord Africa che farà impennare i termometri su tutte le regioni meridionali italiane. Sulla Basilicata le condizioni del tempo andranno migliorando rapidamente dopo le piogge della notte e del primissimo mattino, grazie all'afflusso di aria calda proveniente dalla Tunisia e dalla Libia che, oltre a ripulire il cielo dalle nubi, farà aumentare decisamente le temperature, soprattutto in alta quota e sulle zone sottovento. Le temperature saranno in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi, con valori di almeno 10 gradi in più delle medie, potenza 10 le minime, 17 le massime, Matera 12 le minime, 20 le massime. I venti continueranno a soffiare dai quadranti meridionali e saranno di intensità tra moderata e forte. I mari, sia il Tirreno che lo Ionio, saranno generalmente molto mossi. Previsioni per domani. I venti più caldi provenienti dal Nord Africa manterranno sgombri i cieli da importanti corpi nuvolosi. Qualche nube interesserà soprattutto le zone interne e quelle ioniche, senza precipitazioni. Le temperature saranno in ulteriore aumento, portandosi su valori tipici del mese di giugno, sia nelle minime che nelle massime.